Salve a tutti voi sul mio canale, oggi vi presento un metodo con cui con pochi componenti, con pochi oggetti è possibile realizzare un 101 tipo di liquori utilizzando semplicemente le bustine da tè. Infatti mi sono sempre chiesto se era possibile farlo, ho fatto vari esperimenti e sono riuscito a creare la formula adatta a questo scopo. Infatti mi sono basato come formula di base con la ricetta utilizzata per fare il liquore dall'oro. Da lì ho estrapolato la ricetta migliore. Quello che ci servirà è semplicemente dell'alcol a 95 gradi, la marca la scegliete voi, non è un problema, delle bustine di tisana, dei gusti che volete voi. In questo caso ho scelto questa marca qui, Pompadour, ciliegia e fragola, di cui questi non sono gli unici ingredienti. All'interno c'è la rosa canina, mela, scorza d'arancia, bacche di sambuco, oltre che ciliegie, fragole, poi c'è ibisco e poi aroma di ciliegie e fragole. Io lo provo per fare la tisana come colazione, ha un bellissimo odore e vi dirò che anche il liquore verrà buonissimo. Allora, come contenitore ci serve praticamente un contenitore a immersione, a chiusura ermetica, quello con la guarnizione. Sono riuscito a trovare un contenitore da 560 ml. Però per risolvere il problema andremo a utilizzare queste bustine che si usano per congelare, dopo vi faccio vedere come applicarlo. Io già qua dentro ho introdotto 200 ml di prodotto, a noi ce ne servono 400 ml. 200 già li ho inseriti in questo piccolo misurino, 200 qui, e andremo a fare 400. Ovviamente l'avessi già preparato perché stavo facendo un po' i conti per vedere se ce la facevo, perché era pochissimo, quindi 400 ce l'abbiamo dentro. Ovviamente prendiamo le bustine, quante ne devono essere? 6. Dobbiamo raggiungere praticamente su un litro un quantitativo di 20 grammi di questo prodotto, ogni bustina secondo l'indicazione di 3 grammi, quindi ho fatto 6 per 3 fa 18, sono circa 20 grammi. Prendiamo la bustina. Ovviamente dobbiamo tirare fuori il materiale perché potrebbe, questa è carta, potrebbe dissolversi all'interno dell'alcol, a noi ci interessa soltanto il preparato, quindi andiamo ad aprire. Abbiamo preso tutto, infatti è già da notare che sta prendendo colore. Ok, prendiamo questa qui, ok, la peghiamo un po' su due parti, magari anche quattro, ok, appoggiamo così sopra. Abbiamo creato il nostro contenitore ermetico. In questo modo, visto che comunque l'alcol è volatile, evitiamo di farlo evaporare. Allora, qui dentro ci deve rimanere per 21 giorni, quindi fra 3 settimane lo apriamo e andiamo a completare il prodotto. Almeno una volta al giorno bisogna fare questo piccolo movimento in modo che l'infuso agisca correttamente nell'alcol. Un'altra cosa, badate sempre a utilizzare un contenitore che abbia sufficiente spazio sopra in modo da fare questo movimento qui. Se non c'è spazio difficilmente potrete mescolare il prodotto. Questo va conservato in un luogo buio, quindi per 21 giorni. Ci vediamo fra 21 giorni. Ormai le 3 settimane sono passate, il prodotto è pronto, se vedete si vedono, praticamente si è anche scolorito perché l'alcol ha fatto il suo dovere. Come ho già detto in precedenza, ogni tanto
sono andato a ripassare in modo da far smuovere un po' il prodotto e fargli fare il lavoro che doveva fare. Ah, qua nel frattempo ha perso, vabbè, questa è la parte esterna, poi ci interessa, ok. Comunque, e questo lo mettiamo da parte. Adesso andiamo a preparare quello che deve essere lo sciroppo. In questo caso andremo a utilizzare 270 grammi di zucchero. Per zucchero potete utilizzare anche nella stessa quantità anche quello di canna, quello che cambia un po' il sapore. Viceversa, se volete utilizzare il fruttosio dovete utilizzare la metà della dose, quindi il 50%, solo che c'è una differenza netta nella sostanza, nella fluidità del prodotto finale. Questo qui sarà molto più denso, invece utilizzando il fruttosio avrà una densità molto più bassa. Andiamo a mettere 270 grammi di zucchero. Possibilmente lo zucchero va dentro e non fuori, come sto facendo io, anzi facciamo prima così. Ci sono proprio le pietre qua, oh. Va bene, serviva un contenitore più grande. Andiamo a versarlo nel nostro pentolino e voilà, buttiamoci anche quest'altro un po' di qua. Adesso di acqua andiamo a versare 600 ml, questo è un contenitore da 250, quindi 3 bicchieri. Adesso con l'uso di un cucchiaio, anzi un cucchiaione, andiamo a mescolare in modo da far sciogliere lo zucchero. Non è necessario che l'acqua cominci a bollire, l'importante è che tutto lo zucchero si sia ben sciolto. Poi ovviamente ce ne accorgeremo perché l'acqua tornerà a essere trasparente. Ben osservare, è diventata trasparente, perché così deve essere. Lo zucchero sul fondo non ce n'è più, è ben tutto sciolto. Adesso possiamo spegnere, dobbiamo aspettare praticamente che si faccia freddo, quindi per evitare insetti malevoli andiamo a metterci un piattino sopra così.
così evitiamo che nel frattempo che si raffreddi qualche insetto ci viene a trovare. A questo punto passiamo alla parte finale di questo lavoro. Quindi prendiamo una bottiglia che io ho lavato con sistema di chiusura ermetica, un imbuto e un filtro, quello tipico che si usa per il tè, e andiamo a prendere il nostro composto, che a questo punto sembra più vino che liquore, e andiamo a versare. Cerchiamo anche di prendere, se possibile, tutto il composto e metterlo nel filtro. Il motivo per cui faccio questo è che adesso nel versare lo sciroppo finiamo anche di fare il passaggio. Eccoci qua. Fatto, questo possiamo anche buttare. A questo punto prendiamo e chiudiamo. Vedete il colore com'è bello rosso, anzi molto scuro. Adesso questo qui dovrà rimanere 30 giorni a riposare, più che altro a maturare, e lo andiamo a conservare. E poi facciamo l'assaggio. Il liquore è pronto, l'ho passato in queste due belle bottiglie prese dai cinesi. Adesso non dobbiamo fare altro che assaggiarlo. Ovviamente adesso lo metto bello in fresco, l'altro lo conservo o magari lo posso anche regalare. Vedete che bellissimo colore, non vi dico il profumo che da qui non si vede, ma andremo a verificarlo dopo l'assaggio. Ecco qui, passiamo alla prova. Non ce l'ho un bicchierino, quello utilizzato a caffè trasparente, quindi mi sono limitato a prendere un bicchiere per l'acqua. Ho messo giusto un po', anche perché comunque è largo e posso provare l'aroma. Aspettate, spero che mi vediate. Allora, odore di ciliegia e fragola ci sta, ovviamente anche l'alcol. Io questo non lo potrei bere perché comunque ho un'allergia ai solfiti, vabbè, ma comunque qua di solfiti non ce ne sono. Buonissimo. Davvero buono. Adesso lo faccio assaggiare anche agli altri. Non è assolutamente forte. Quindi con ingredienti, diciamo le dosi che ho utilizzato, ci stiamo dentro. Ottimo. Silenzio, tanto adesso, come promesso, passiamo all'assaggio. Allora, dovete prima degustare gli aromi, quindi dovete prima assolutamente. E adore di cosa? Ciliegie. Oh, che esperto, che esperto. Un bel odore. Ok, adesso ok. Mi sembra fragolino. Appunto, vedi? È fragolino. Sì, ciliegie più che altro. Ci sa di qualcosa. C'è qui non so che dentro. Non mi so esprimere il gusto che sapete, ma è buonissimo. È dolce, è delicato. Quello lì sta per morire, ok. Sta affogando. Ok. Ah, no. Però bisogna emozionare. Mi emoziono perché è buonissima. Sono stata anche
Ma quanti cani? Quante bottiglie avete portato? Non so. E poi. Vedi, il mio compleanno, il mio no. Ecco, vedi video e te lo fai tu, no? Apposta, ehi, stai giù lì. Ok, ciao ciao, se via tutto quello che bontà. Chissà come manna chi, come siamo con il giornalista là? Che buono. Dopo Facebook, manna, ok. Buono, buono, grazie. Prego, prego. Grazie per il ricavo che mi avete fatto. Ok, un po' poco. Sempre potete raggiungere. Tutto buono, bellissimo. Ok, se l'ho fatto, ok. Prima di casa stava facendo già 20.000 metri. Ecco, 40 gradi apposta.